Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La mia riflessione nasceva dal fatto che io trovo la vicenda Reggeni assolutamente scandalosa, nel senso che due persone che hanno subito il più tremendo degli urti che la vita e la morte gli può dare, da 2016 vengono ingannate sistematicamente, ma non dagli egiziani che lo fanno per principio loro, da quelli che stanno in questo paese, cioè dai governi di questo paese, che sono stati innumerevoli a occuparsi di questa cosa. Gli si racconta che stiamo facendo tutto il possibile, anche un po' di impossibile, per ottenere la verità dall'Egitto, la condanna dei... Ma non è vero! Perché il problema deve essere risolto all'inizio, cioè andando a cercare chi è il responsabile numero uno di questa storia, che è il presidente, dittatore, capo, boss, rais, chiamatelo come vi pare, di questo paese, il ministro degli interni che governa in cabaret, che hanno preso Reggeni, l'hanno torturato e l'hanno ammazzato. È inutile, è ridicola questa cosa di farsi dare gli indirizzi di quattro manutengoli della violenza di Stato pensando che quella sia la soluzione del problema. Non te li daranno mai, perché ovviamente li coprono, e quando sono lo Stato egiziano, non quattro tizi che si sono sbagliati e hanno ammazzato uno per un altro, sono lo Stato egiziano. Allora lo Stato egiziano è colui che lo rappresenta, che lo guida, lo determina ancora in modo ancora più totale e assoluto della democrazia occidentale. Denunciate lui a un tribunale internazionale, come dovete denunciare Putin per i crimini commessi dai suoi soldati in Ucraina, che lui non ha impedito o non ha punito. Allora questo è il problema del diritto, ma è una cosa elementare. Se voi continuate a dire ma noi facciamo il possibile per far condannare gli assassini di Reggeni, non lo fate, è una bugia. Gli assassini bisogna cercarli nella scala gerarchica di coloro che hanno ucciso materialmente questo povero ragazzo, coloro che hanno coperto e consentito questo delitto. Se non fate questo ai due poveri genitori di Reggeni, date soltanto delle chiacchiere, ed è una cosa vergognosa, vergognosa.